possibile e che si possa combattere questa piaga sociale. E passiamo allo sport, all'imbarcazione euristica, il trofeo Challenge della 28esima Coppa CUS. Cielo grigio, mare forza 4 e vento 10-12 nodi con raffiche fino a 15 direzione ovest-nord-ovest hanno caratterizzato il secondo appuntamento di autunno in mare. Si è conclusa con la vittoria dell'imbarcazione euristica dell'armatore Siro Casolo del Circolo Nautico Bari, la 28esima Coppa CUS. All'equipaggio il prestigioso trofeo Challenge. La regata ha visto impegnate oltre 30 imbarcazioni nello specchio d'acqua antistante lungomare di Bari, dal nuovo molo di San Girolamo Fesca verso nord, boa di Giro e Giovinazzo per poi rientrare a Bari, sulla stessa linea di partenza per circa 17,5 miglia marine. Le poco favorevoli condizioni del mare hanno reso particolarmente impegnativa la gara. A premiare gli equipaggi primi classificati nelle varie classi e categorie, il presidente del CUS Bari, Giuseppe Seccia, il vicepresidente Giuseppe Angiuli, il segretario generale Pasquale Triggiani e Silvio Tafuri, presidente del Comitato per lo Sport Universitario. Autunno in mare curato dal CUS Bari ha la volontà di portare i velisti baresi in acqua con regate veliche costiere di facile approccio anche per i principianti alle regate in un periodo insolito per l'altura. Il campionato simbolicamente avrà un solo vincitore estratto a sorte tra quelli iscritti al progetto e partecipanti ad almeno due delle tre prove in programma. La premiazione del sorteggiato si svolgerà il 17 dicembre in occasione del concerto di Natale nel palazzetto del Centro Universitario Sportivo.